Buonasera e bentornate o benvenute a tutte e a tutti nel mio canale. Questa sera vado a mostrarvi come pulisco il piano cottura in acciaio inox dopo che ho cucinato, comunque insomma è sporco. Non è in realtà sporchissimissimo, anche se comunque insomma vedrete che proprio pulito non è, perché ci sono impronte di gatti, schizzi diciamo del cibo che ho cucinato stasera, quindi insomma comunque da pulire. Vi mostro come farlo veramente in 2 minuti in modo rapido, veloce e funzionale e anche efficace e con un ingrediente veramente naturale. Quindi se siete curiosi seguite il video. Allora, questo è lo stato del mio piano cottura, dove potete vedere dei residui di cibo, schizzi di quello che ho cucinato e anche impronte dei gatti misti al cibo, perché dopo che finisco di cucinare, loro curiosi vengono qua e insomma, come potete vedere, il mio piano cottura ha urgentemente bisogno di essere pulito. Che cosa utilizzo? Utilizzo semplicemente dell'aceto di vino bianco, che è un prodotto naturale, molto efficace perché va a sgrassare quindi queste macchie di grasso e a pulire, igienizzare e naturalmente lucidare l'acciaio. Poi mi servirò di una bacinella con dell'acqua, una spugnetta e uno straccetto. Procediamo. Allora, cosa vado a fare? Prendo l'aceto e semplicemente vado a versarne un po' sul piano cottura in questo modo. Aspettate che vi inquadro meglio. Ecco, in questo modo ho versato l'aceto e adesso vi mostro come vado a pulire. Allora, adesso, una volta che ho passato l'aceto, prendo la mia spugnetta che avevo già precedentemente inumidito e semplicemente vado a passarla su tutto il piano cottura, spargendo bene l'aceto e andando quindi a pulire bene. Anche vi faccio vedere qua, tra un pomello e l'altro. In questo modo pulisco anche un pochino i bruciatori, anche se poi per quello ci sono dei video a parte e vi mostrerò in un altro video un altro metodo che utilizzo per pulirli. Quindi ora ci interessa pulire proprio il piano. Una volta fatto questo, prendo la mia spugnetta. Una volta che ho passato tutto l'aceto, prendo la spugnetta e vado a sciacquarla nella vaschetta di acqua, in modo da togliere i residui di aceto. In questo modo, infatti, vedete che l'acqua è diventata un pochino più sporca, però si vede l'aceto, e vado a passare la mia spugna con l'acqua sempre sul piano cottura. L'odore dell'aceto so che a tanti potrebbe dar fastidio, ma è veramente efficace, quindi io ve lo straconsiglio. Come avete visto, è velocissimo. Una volta fatto questo, tolgo la mia spugna, prendo il mio panno in microfibra e vado ad asciugare per bene il piano cottura. Dovete asciugarlo assolutamente molto molto bene per evitare residui e fastidiosi aloni della spugna, dell'acqua e dell'aceto. Quindi asciugatelo benissimo anche dai pomelli, tra un pomello e l'altro. Ecco qua.
Adesso vi vado a mostrare com'è venuto. Allora, come potete vedere è perfettamente lucido e pulito. Dove vedete questi aloni, potete vedere, sono righe che ormai si sono formate sul piano cottura, anche qua, ma è pulito e lucido, come potete notare, anche qua. E insomma, rispetto a prima è tutta un'altra cosa. Purtroppo, ahimè, queste righe ci sono e ce le teniamo, ma l'importante è che il piano cottura sia perfettamente pulito e lucidato. E nulla, questo è il piano cottura, appunto, perfettamente pulito, lucidato e sistemato. Come potete vedere è perfetto e ho utilizzato semplicemente dell'aceto, che appunto è naturale, dell'acqua, una spugna e uno straccio. E come avete visto ci ho messo veramente 2 minuti. E nulla, io spero che questo video vi sia stato utile. So che ogni tanto ci sono stati dei traballamenti, ma avevo l'appoggio dell'iPhone un po' instabile, perdonatemi. Per perdonarmi vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanellina e lasciate un like di supporto. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, sempre come misslila001. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se c'è qualche video tema casa che vi piacerebbe che facessi. E nulla, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!